chiesto con una mozione ormai diversi mesi fa che la Giunta modificasse una scelta per certi versi scellerata, ovvero quella di introdurre, dopo che fino a ottobre 2022 il trasporto sanitario in questa regione era sostanzialmente gratuita, invece dei criteri molto stringenti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista procedimentale. Addirittura si doveva certificare la mancanza del trasporto pubblico, oppure piuttosto la mancanza di un parente che entro 50 km da casa ti potesse venire a prendere e portare a fare le chemio o la radioterapia, quando si sa che queste terapie hanno naturalmente effetti molto negativi sulle persone e su persone che anche psicologicamente e fisicamente sono già provate. Quindi abbiamo presentato questa mozione, è stata radicata in terza commissione e all'interno della terza commissione è nata una discussione fatta di audizioni e di un confronto serrato sia su questi criteri sia sulla possibilità di includere anche altri soggetti all'interno del trasporto sanitario, in modo particolare anche le persone con disabilità, perché nel frattempo gli uffici, dopo la riforma della giunta dell'ottobre scorso, avevano scritto anche all'associazione del volontariato anticipando che i nuovi criteri sarebbero stati applicati anche per le persone disabili, ovvero si passava da una sostanziale gratuità per tutti a pagare praticamente tutti, salvo coloro che avevano un ISEE inferiore a 9.000 euro, il che evidentemente parlava da solo. La Giunta ha varato una sperimentazione che nei primi mesi ci ha dato ragione, cioè ha dimostrato che erano pochissime le famiglie che riuscivano ad accedere al nuovo sistema, e quindi c'è stato un accordo che si è trasformato in un documento unitario che oggi abbiamo votato e che rispetto a un ulteriore periodo di sperimentazione chiede di fare chiarezza non soltanto sui numeri, sulla qualità del servizio, ma anche sui soldi che eventualmente le zone di distretto e le società della salute dovranno mettere in campo per far fronte al trasporto di queste persone. Sono stati accolti dei nostri emendamenti in commissione e quindi è stato fatto un lavoro collegiale. Questo lavoro è stato, hanno partecipato tutti i gruppi e quindi credo che una unanimità sia la giusta conclusione. È diverso da dire quello che abbiamo accettato e che è stato votato dalla soluzione del problema. Ora vedremo, ci saranno degli step di verifica di quanto è stato fatto e detto. Certo è che al di là del problema economico e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche, il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male, cioè gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica e dovrebbero essere privilegiati e comunque dovrebbero avere una via preferenziale. La Giunta ha fatto una disciplina di come si fa la prescrizione del trasporto sanitario che è garantito a tutti in tutte le parti della Regione Toscana. Ovviamente poi sono evidenziati quei casi in cui una persona ha bisogno di essere trasportata perché è una condizione economica o sociale tale da non poter recarsi direttamente da sola nei luoghi di cura. La Giunta aveva fatto già una serie di azioni a partire da dicembre dello scorso anno per venire incontro a queste persone. Noi con questo atto diciamo che vanno allargate le maglie e soprattutto poi nella fase conclusiva che vedrà i comuni attraverso le società della salute o le zone di distretto come soggetti che riorganizzeranno tutti i bisogni legati al trasporto sociale dei nostri cittadini, la necessità di arrivare velocemente a quel momento con risorse nuove, aggiuntive per gli enti locali e con delle linee guida che rechino un livello di omogeneità su tutto il territorio della nostra regione. Le ali del Pegaso è nato qualche mese fa, abbiamo deciso di premiare e di valorizzare le eccellenze, i gesti più importanti da parte delle ragazze e dei ragazzi della nostra regione, e questo è il motivo che oggi ci porta a premiare Alessandro. Eravamo una sera alla cena di fine Campi Solari, tutti insieme a festeggiare appunto la bella riuscita del mese che avevamo passato tutti insieme, assieme ai ragazzi piccinini che controllavamo. Infatti io ero un animatore insieme a altri ragazzi che anche oggi sono qua con me alcuni,
E nulla, a un certo punto della serata, quando tutto era finito e molti erano già andati a casa, Marcello, che è il signore che ha avuto un infarto, appunto si è sentito male e è caduto a terra. Ha subito iniziato a respirare male e poi io mi sono avvicinato insieme a un altro signore e mentre alcuni ragazzi hanno portato via i bambini più piccoli e in particolare suo figlio, io appunto mi sono precipitato da Marcello e ci siamo accorti che non c'era più battito e che insomma bisognava intervenire, bisognava iniziare con il massaggio cardiaco e ho iniziato io con il massaggio cardiaco e nel mentre avevo chiesto un defibrillatore e mi era stato detto che appunto ce n'era una lì in parrocchia. Allora il signore che era davanti a me ha preso il cambio con il massaggio e ha continuato lui a fare il massaggio e io invece insieme a un altro ragazzo sono corso a prendere il defibrillatore insieme a Michele e poi in seguito ho attaccato le piastre, ho dato 3 scosse a Marcello e poi sono arrivate l'automedica e l'ambulanza. È un progetto che noi facciamo dalla prima superiore, lo portiamo fino alla quinta superiore, è un progetto fra 118, fra il provveditorato agli studi di Arezzo nella persona del dottor Curtolo e abbiamo fatto formazione noi stessi, è un percorso dove insegniamo la tecnica del BLSD, quindi della rianimazione, sia con il massaggio cardiaco che anche con il defibrillatore. In quinta superiore poi i ragazzi, chi vuole, può fare l'abilitazione e quindi arriva il 118 da noi, fanno un esame, sia scritto che pratico soprattutto, e poi chiaramente accedono a quello che sarà il diplomino che viene rilasciato e quindi l'abilitazione conseguente. Io appunto con Alessandro, con questa classe, ho iniziato dalla prima, abbiamo fatto diverse lezioni e chiaramente guardiamo anche la casistica e appunto utilizziamo un defibrillatore didattico, utilizziamo il manichino per il massaggio cardiaco, in modo che la procedura del BLSD, che è una procedura, è un protocollo internazionale, sia ben chiara. L'obiettivo è chiaramente istruire più persone possibili, perché l'abbiamo già capito, se abbiamo vicino uno che può fare ciò, è comunque una garanzia, è una sicurezza. Chi sta nelle aule, in questo caso chi assiste a una cerimonia religiosa, la bontà di questa, il successo di questa operazione del defibrillatore, se in tanti lo sanno usare, se hanno la prontezza di farlo, questo ce l'ha Alessandro, non so in quanti avremmo la freddezza di usare un defibrillatore, quindi è stato fatto questo lavoro davvero nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle associazioni, all'interno delle associazioni sportive in provincia di Arezzo, è veramente un vanto che i medici, la ASL in collaborazione anche con finanziamenti della Regione ha fatto, quindi siamo molto contenti che hai visto mettere a frutto insomma un progetto in cui hai creduto tanto. Siamo felici per la persona che si è salvata, siamo felici perché Alessandro dimostra che è possibile avere un volto bello nei ragazzi, li raccontiamo sempre quando succede qualcosa, stavolta l'abbiamo raccontato quando ha salvato una vita e che per lui è stato normale, per noi è stato eccezionale. Diciamo che è alla luce del volontariato. Questo è importante perché la sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe. Per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti. Questi gridi di allarme devono essere recepiti. Credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto, tanto è vero che le audizioni eseguite in commissione hanno sentito i principali stakeholder e conseguentemente credo che siano state recepite nella proposta di risoluzione le loro richieste.
quello è il tema della riorganizzazione dell'emergenza e urgenza. Sappiamo c'è una delibera della giunta regionale che prevede una organizzazione omogenea su tutto il territorio regionale. Finora avevamo una situazione a macchia di leopardo, con zone dove il servizio si basava essenzialmente sulla presenza di ambulanze con il medico a bordo, e un'altra parte dove invece il medico non è più a bordo dell'ambulanza ma sull'auto, e ci sono poi altre forme di mezzi di soccorso, l'ambulanza con l'infermiere, l'ambulanza con i volontari, i soccorritori e basta. Ecco, il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la regione, questo è ben chiarito dalla delibera regionale. Dall'incontro dell'associazione volontariato è venuto fuori la necessità a che vengano coinvolte più in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie e le associazioni volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza-urgenza. B, lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati evidenziati, tipo la richiesta di alcune note di credito di importi minimali, irrisori come 50 centesimi, talvolta creano un appesantimento burocratico che si può eliminare, e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale. E infine il dato dei costi, di aggiornare l'intesa dell'agosto 2022, tra l'altro in aula il Presidente ha risposto subito, essendo presente, chiarendo come su tutti questi punti c'è un lavoro preciso della Giunta, e anche sul dato economico è in corso una trattativa con l'associazione volontariato che si chiuderà a giorni e che vedrà un rispetto di questi indirizzi che il Consiglio oggi ha dato. Allora, siamo soddisfatti perché all'inizio del 2023 avevamo presentato una mozione proprio per mettere attenzione sullo stato di crisi in cui verte il settore dell'emergenza-urgenza. Avevamo appunto chiesto che venissero aumentati i rimborsi per le ambulanze, avevamo chiesto che venissero fatte delle opere per aumentare il numero di volontari, che sono sempre di meno in queste associazioni così importanti per la nostra regione. E la nostra mozione è stata spostata in commissione, a quel punto abbiamo chiesto di audire tutti i maggiori responsabili delle varie associazioni del terzo settore della regione Toscana, e a seguito di queste audizioni sono emerse delle criticità importanti, e la commissione con il presidente Sostegni, che ringrazio, ha lavorato a una proposta di risoluzione che è stata approvata sia in commissione che oggi in consiglio regionale, quindi siamo soddisfatti. Presidente Gianni intanto si è detto, non dico contento, ma quasi, di questa problematica che ho portato in consiglio, perché è molto attuale questo problema del Pecci. Si viene dal problema del maggio, ora siamo a quello del Pecci. Ora il maggio è a Firenze, il Pecci è a Prato, però il Pecci non riguarda solo Prato, riguarda tutta l'arte contemporanea della Toscana. Vive di soldi pubblici, del comune 1,2 milioni l'anno, la regione circa 600-700 fino a 800.000 euro l'anno, e quindi sono soldi pubblici e vanno gestiti nel modo giusto. Il problema dei due licenziamenti ha fatto scoperchiare un po' tutte le problematiche che c'erano sotto, e quindi stanno venendo un po' a galla. Il presidente Gianni ci ha detto in consiglio che ci saranno degli incontri a breve tra lui e il sindaco di Prato, e poi anche con il Consiglio d'amministrazione, che però credo sia già scaduto, debba essere rinnovato, e io spero che verrà rinnovato con buon senso, perché ci vuole una persona, ci vogliono delle persone che sanno gestire questi luoghi. Allora, il Pecci
Io ho avuto già modo e occasione di uscire sulla vicenda dei due licenziamenti su cui né io né il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, né lo stesso presidente Giani eravamo stati informati preventivamente, quindi l'ho saputo dal comune e dai sindacati, e ho avuto modo di stigmatizzare, poiché in un regime specialmente di prorogazio come siamo in questo momento è assolutamente inconcepibile. Si cercano modalità per accompagnare, per sostenere i lavoratori e si cercano anche progetti in Regione Toscana chiedendo quali siano le forme per cercare di non mandare via nessuno. Questo secondo me deve essere la priorità, soprattutto in un'istituzione pubblica, e credo siano state date anche delle rassicurazioni allo stesso Presidente di essere disponibili e di dare una mano. Io ho avuto modo di parlarne con Giani, che si è impegnato personalmente perché il Centro per l'Arte Contemporanea Pecci è il centro dell'arte contemporanea della Regione Toscana, e quindi abbiamo tutto l'interesse affinché questo centro importantissimo, che non è solo della Toscana ma è un centro internazionale, abbia il valore che si merita, e quindi dobbiamo essere noi stessi i primi sponsor di un centro così importante e, anziché denigrarlo come spesso vedo anche in questi giorni sui giornali, dobbiamo esserne i primi sostenitori, anche non licenziando le persone. Io ho chiesto che si tornasse indietro su questa decisione.